Amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati a un'altra diretta di Moto.it. Qui è un casino, siamo a Motegi, ore 22, Gran Premio del Giappone. La sprint è stata vinta da, non da te, è ovvio. Da Jorge Martin. Daniele Romagnoli è il capo tecnico, l'ingegnere Daniele Romagnoli, dica giusto? Dica. Ma ingegnere di? No, è elettronica. Ah, solo elettronica. Solo elettronica. Va bene, allora è una puntata un po' particolare. Intanto saluto René Pierotti, che se non ci fosse René Pierotti Moto.it sarebbe già... Ciao! Già, qua c'è un casino. Allora, ragazzi, qua c'è tutta la squadra, di Jorge Martin. Cominciamo con le presentazioni, ecco, vai! Manna Nicola, capo meccanico di Jorge Martin. Okay. Ciao a tutti! Vai! Daniele, meccanico di Jorge Martin. Vai! Io sono Daniele Romagnoli, sono quello di prima. Vabbè, non te la tirare adesso, non è che tutti ti conoscono, eh? Allora, guardate chi c'è qua. Ciao, anche... sono Fonsi Nieto, amico di Jorge Martin. Amico e non solo. Vai. Jarno, meccanico di Jorge. Allora, io spero che vi si... David Galaccio, meccanico di Jorge. Si vede, si sente. Come benzina. Guarda cosa ce l'ha. Allora, subito da tutti, un pregio di Jorge, al di là delle corse, fuori dalle corse. Generoso. Vai. Matto. Matto, proprio matto, vero? Vai. Uomo squadra. Non si conforma. Bello, questo mi piace molto, vai. Ah, gli vogliamo benissimo, è velocissimo, ma sta bene in compagnia, mi ha fregato lui, uomo squadra, mi ha fregato la parola. Uomo squadra. Ah no, voi vi ho già fatto, no? No. Anche per me, volevo dire, uomo squadra, però è un amico più che un collega. Per me una bellissima fidanzata. Addirittura! Sei innamorato del pilota! Grandissimo! Ma cosa penserà la gente che è di là dello schermo? Di che ora stiamo combinando allora, qua? Ma... Allora, dobbiamo cercare di essere un po' seri. Io ho bevuto qualche birra di troppo, dico la verità. È tutto vero? No, roba sua. Allora... Daniele, allora perché oggi ha vinto Jorge Martin e perché vince negli ultimi Gran Premi? Tre sprint consecutive. Sì. Io direi che ha fatto un bello step quest'anno a livello mentale, nel senso che è sempre stato un pilota molto veloce. Se tralasciamo onestamente la stagione scorsa, abbiamo già parlato altre volte, un po' di difficoltà nella stagione scorsa, ma quest'anno ha fatto uno step mentale importante, cioè molto più consapevole di quello che può fare. Nel senso, lo sa perché lo fa, mamma mia, come si fa a parlare in maniera seria con queste cose? Guarda, ci sono anche i tifosi dal Giappone. Where do you come from? Ciao. Viva! Vai. Quindi volevo dirti, quest'anno lui allora la prima cosa che è stata importante, gli è piaciuta la moto nuova che abbiamo provato a Valencia. Questo subito gli ha fatto un gran step. Questa qui, se l'avessi avuta quest'anno, sarebbe andata in maniera diversa. Ok, però effettivamente l'ha confermato. E quindi noi siamo partiti, diciamo, la stagione alla fine anche abbastanza bene, perché tutto sommato anche le prime gare, insomma, eravamo in zona podio, abbiamo fatto sempre nelle sprint. Qualche errorino è successo, per carità ci sta, però diciamo... Da Barcellona proprio ha fatto lo step, nel senso che ha iniziato a capire che a volte è meglio arrivare a portare a casa dei punti piuttosto che rischiare per una posizione di cadere, e quando cadi devi sempre ricominciare da zero, perdi un po' di fiducia, e questo è fondamentalmente quello che... Però adesso Martin, io quello che vediamo adesso Martin è quello che mi aspettavo dopo che l'ho avuto, diciamo, un paio di mesi nel primo anno, perché il primo anno lui già in Qatar è stato velocissimo in Qatar. E è riuscito a vincere poi, chiaramente, il primo anno una gara anche in Austria. Allora, Jorge Martin è un pilota velocissimo. Adesso lui ha maturato quello che ha fatto il primo anno, ma il suo carattere è questo: è un pilota esplosivo, un pilota velocissimo. Quando parte davanti, veramente è quasi difficile stargli dietro. Fonsi,
Dimmi. Ciao Fonsi. Allora, intanto mi fa molto piacere averti mio ospite, questa è una diretta un po' particolare. Tu cosa vedi in Holger Martin? Qual è la qualità come pilota migliore? Io vedo che è lo stesso dell'anno scorso. Ti posso dire... Aspetta un attimo, scusami, René, si sente tutto? Si sente bene, vai. Si sente tutto a posto. Ti posso dire che è lo stesso dell'anno scorso, non lo dico io, lo dice lui. La moto di quest'anno è la migliore moto che ha avuto mai nella vita. Il pacchetto lui e squadra con questa moto, noi ci sentiamo a un livello super top. Posso dire che questo campionato si va a decidere soprattutto il sabato, non è nella sprint, è nella qualifica. Perché dici? Ah, nella qualifica dici tu. Perché partire davanti è importantissimo. Conta tantissimo. Per non entrare in tutti quei casini e soprattutto quello che fa meno sbagli. Allora, dico una cosa su Fonsi Nieto, perché io non è che lo conosco così bene, ma lui è uno che fa, nel calcio si dice che fa spogliatoio, che fa, giusto? Sì, che sì. Fa box, che fa, che dà entusiasmo. Posso dire questo, Fonsi? Io ti posso far vedere, se vuoi, una foto mia nella pancia della mia mamma in un circuito. Allora, qualcosa capisco. Qualcosa capisco. E soprattutto è una cosa che mi ha fatto imparare mio zio, che credo che sapeva un po' come funzionava tutte queste cose, che viene, non guarda, solo... Scusate, pelo di gallina si dice. Non solo il pilota vince. Vincere tutti questi. Adesso, infatti, adesso coinvolgiamo assolutamente tutta la squadra. Volevo chiedere un attimo a Daniele, perché ho vissuto dalla griglia di partenza la tensione prima del via. Ho visto Daligna preoccupato come non l'ho mai visto anni. Bistecca che controllava. Bistecca è il capo elettronico, giusto? Della Ducati. Ci puoi dire cosa è successo? Ah, è semplicemente adesso non sminuire, perché non ti dico i segreti, ma ti racconto quello che è successo. Ci mancherebbe tanto. Quando arrivi in griglia, il tecnico elettronico scarica i dati e si è verificato un allarme nei dati, quindi state a vedere che roba, che cosa non funzionasse. Era un sensorino che c'è stato un allarme, ma un allarme di quelli sporadici che dice succede una volta e poi non è più successo. Però in quel momento lì ovviamente c'è un po' di tensione, anche perché tra l'altro la moto di scorta al box era assettata per il bagnato, perché dietro il box era nero. Abbiamo aperto la serrata, confermo. C'erano nuvoloni, ma proprio per uscire in griglia alla fine è spuntato il sole, ma la moto era già pronta, quindi in quel caso devi partire ultimo, cambiare moto, ma la moto non era pronta. Quindi sono un sacco di cose che in poco tempo devi cercare di risolvere. Alla fine questo sensore qui mi ha analizzato tutto, è praticamente stato un allarme sporadico così, tra l'altro abbiamo fatto un avviamento in griglia e è funzionato tutto a posto. Ma spiegami qua, perché sono arrivati gli uomini dell'IRTA, è arrivato il direttore. Ma certo, ma sai, allora secondo lui si poteva fare, però prima di fare una minchiata in griglia abbiamo chiesto, ma ci hanno impiegato un top per darci una risposta col direttore tecnico. Perché insomma, di fatto il team Pramac ha acceso la moto prima del giro di ricognizione. Così erano sicuri. Ma volevamo se la moto, che se poteva fare. Esatto. Quando ci è andato l'ok, abbiamo un recheck, perché nessuno si sa il regolamento alla lettera. È una cosa che meglio chiedere. È raro che succeda questo, un avviamento in griglia, però l'abbiamo fatto così, eravamo sicuri che la moto, insomma, una volta che si riavviava non c'era alcun problema. Poi questo allarme è sparito, succede ogni tanto anche nella macchina, guidi che si accende una spia e poi non la vedi più a posto. Una cosa simile, e abbiamo risolto. Ok, poi vado di nuovo a coinvolgere tutta la squadra su un argomento che fa discutere l'Italia. René, hai una domanda per Daniele o per i ragazzi? Ma no, io ho una domanda per Daniele, ma anche un po' per tutta la squadra, perché è se gare che Martin finisce davanti a Bagnaia, cioè dall'incidente di Barcellona. Loro faranno dei gesti scaramantici, soprattutto in questa situazione. Però la domanda è questa: come si fa a mantenere la soglia di attenzione alta e a non rilassarsi? Bisogna assolutamente rimanere molto freddi e concentrati, perché è facile in questo momento che sta andando bene, va tutto bene, è semplicissimo inciampare e cadere. Quindi bisogna rimanere tutti quanti noi. Adesso, diciamo, questa serata qui, in questo momento, ci piace anche noi essere rilassati, ci mancherebbe. Abbiamo finito di lavorare e in questo momento non ci pensiamo più ai dati, setup e lavori solamente. Tra l'altro, scusate, chiedo scusa un attimo, perché tutta la squadra mi ha fatto un regalo, loro volevano andare a letto, li ho coinvolti in questa diretta, perché è giusto che sia così, è giusto anche sapere questo.
però tranne forse sta alzato via alle 2 del mattino. L'importante è continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, come stiamo facendo. Il clima nel team è eccezionale, c'è un rapporto tra di noi, non perché siamo insieme adesso, ma chiunque te lo può garantire che c'è un grandissimo rapporto. E questo è importante, perché la serenità nel box per lavorare è la chiave. Te lo dico diverse volte questo, Giovanni. È vero. Io lo dico, te l'ho detto certo, 100.000 volte. Ho invidia di quando correvo io, aver avuto una squadra come questa. E quindi, sì, avrebbe fatto la differenza, no, Fonsi? Sì, totalmente. Allora, siamo in una hall dell'albergo, quindi c'è anche un bambino che piange. Viva i bambini che piangono e che fanno casino. Allora, lo sapete tutti quanti, perché voglio dire, come me, frequentate i social o tutte quelle minchiate lì. Allora, in Italia si dice è impossibile, tu te l'ho già fatta 100 volte questa domanda, è impossibile che Ducati faccia vincere Martin invece che Bagnaia. Allora, te ti lascio per ultimo, perché so già la tua opinione. Io sto parlando con te in Giapone, a me me lo chiedono tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti i minuti. Su quello, stavo guardando le gare in TV a casa mia con una birra in poltrona. Ok, e quindi Martin, e quindi, può vincere il mondiale? Se no non siamo qui, non siamo a casa qui. Tutti. Certo, allora, tutti, mi spiace, tutti i ragazzi vorrei che dicesse qualcosa. Stai parlando con Jarno Polastri, che è il nostro Furia, che è il migliore al mondo a fare i freni. È vero, bravissimo. È bravissimo, è il maestro dei freni. Cosa vuol dire essere maestro dei freni? Perché io sono... Dai, chiedila a Romagna. No, dimmelo tu. Boh, io... Fai il tuo. Diciamo che io faccio il mio lavoro, mi piace il lavoro che faccio. Non fa solo i freni, attenzione, fa tante altre cose. Il freno è una cosa, ma è la sua specialità. Sì. Diciamo, ci metto un po' più di cura, perché anch'io sono stato, sono stato uno che guidava una moto, e penso che la sensazione più brutta per un pilota, la sensazione più brutta che ti può cambiare anche una giornata, è quella di rimanere senza freni. Ti cambia proprio la giornata. E quindi ci metto un... E per quello che non possiamo rimanere senza te. Bravissimo. Allora... Un team satellite può vincere, ma team può vincere il mondiale secondo te? Al di là, certo, di tutte le scaramanzie. Quello che penso io, è tanti anni che faccio questo lavoro, secondo me sono tre ragazzi, Bezzecchi, Bagnaia e Martin, che tutti e tre si meritano il mondiale. No, io poi. E tutti, tutti e tre si meritano il mondiale, tutti e tre guidano una Ducati, e quindi secondo me l'idea di al giorno d'oggi è che vinca il migliore. Però in Italia, devo dire, molti dicono la Ducati non farà mai vincere il mondiale. Ma perché? Perché questa è la risposta. Voi cosa ne pensate? Io ne penso adesso che... stai parlando con Davide Calaccio, che è il migliore al mondo a fare la frizione. Ecco, le partenze di Martini. Tutte le partenze di Martini. Ti parte così bene. Complimenti. È lui. Complimenti. Si lavora uguale per Martin, che si vede l'inquadratura giusta, si vede perfetto. Ma io ci credo che sì, che può vincere un mondiale anche la moto satellite. Tanto deve vincere il migliore, no? Se il migliore c'è la moto satellite, deve vincere lui. Benissimo, grazie. Anch'io penso che sono in tre che se la stanno giocando, e quindi è giusto che lo vinca chi è più forte. Speriamo sia il nostro. Lui è il migliore al mondo che fa le gomme. Ok. E te cosa fai invece? E tu? Io sono curi dettagli. che sono importantissimi. Faccio i francesismi, Sergio. Dopo lui ti spiegherà. Qua arrivano. Siamo in diretta, Quindi presentati. Ciao, sono Tiziano. Incantato. Non è che lo dicesse lui lavora per Zarco, giusto? Sì, lavoro per Zarco. Ok, e Zarco com'è? Allora, lui viene dalla Suzuki. Vai. Io vengo dalla Suzuki, ho cambiato maglia, ma sto benissimo. Questo si è stato anche obbligato, purtroppo. Zarco, dici una cosa. Il cuore facile dire dov'è, esatto. La maglia la puoi cambiare nel weekend, ma il cuore lo abbiamo guadagnato in poco tempo. Sì. La compagnia è bellissima, quindi il cuore si è... No, una cosa su Zarco, devo dire una cosa su Zarco. Devo dire una cosa. Cosa ti piace di Zarco? La ragazza. Va bene, andiamo.
andiamo avanti. Dove... Allora, vai. Marti, è serio. Può vincere. No, serio. Ma sì. Sì. Senza dubbio. Ci credo. Sono romantico, ci credo. Allora, adesso lui, con lui, allora, lui una volta... Lui una volta mi ha cazziato pesantemente perché facevo, perché facevo una foto mentre aprivate le casse. E c'era una moto senza carena. E c'è una moto, e lui mi ha detto: vabbè, ma non mi rompe, cioè, giustamente. No, no, ma giustamente. Molto educata, assolutamente. Ci mancherebbe. Però mi è rimasto impresso perché lui faceva il suo lavoro, io facevo il mio, ma lui aveva più ragione di me. E quindi ti do ragione per quella volta. Ci siamo chiariti, quindi, quindi è posto così. Tutto a posto. Sì. Cosa pensi tu di Martin? Che Martin può vincere il mondiale. Perché? Perché è molto forte, perché guida da una Ducati. Sarà un po' difficile da digerire per gli altri forse, però si può fare. Si può fare. Allora, torniamo con Daniele. Intanto, allora, mi fa piacere che Sebastiano dice... Zama è la diretta più bella di sempre, non so se è la diretta più bella di sempre, ma sicuramente è quella con più casino, con più casino di sempre. Allora torniamo, torniamo seri, no, con Daniele Romagna, perché Daniele Romagna se la tira, Dio mio, porca miseria, guarda, volo non è dire quanto alto. No, assolutamente. Io aspetto di fare risultati. Quando il risultato l'hai chiuso, allora puoi dire quello che vuoi. Prima, sempre molto piantato a terra, ragazzi. È così. Allora, cosa può cambiare domani? Cosa cambia domani? Difficile dirlo, perché tanto ci sono dei piloti che sono tutti molto vicini. Sono veramente la lotta quest'anno è serratissima. I piloti sono vicinissimi. A volte hai in mezzo secondo e 10 piloti. E quindi cosa può cambiare domani? Anche la fortuna, dipende come va la partenza, sono tante dinamiche che succedono, abbiamo visto in queste gare, poi soprattutto nelle sprint, insomma, cambiare, secondo me il passo ce l'abbiamo, siamo molto veloci, ma lo è velocissimo lo stesso anche Bezzecchi, è velocissimo anche Bagnaia, e c'è anche Binder oggi non ci ha mollato un pelo, partono bene, anche loro molto bene, difficile dirlo, l'importante è questo, fare il nostro meglio, come sempre, rimanere assolutamente concentrati, perché qui non puoi mollare un microsecondo. Adesso in questo momento abbiamo mollato tutto, ok, però bisogna lavorare bene così, ma perché è tutto in agguato. Dove fa la differenza adesso Martin, secondo te? È importante, allora, come ha detto anche prima Fonsi, importante è partire davanti. Onestamente quest'anno è stato un po' un nostro problema, perché secondo me noi come passo gara, gommosate, siamo sempre andati forte, però non siamo mai riusciti a partire bene in prima fila, ad esempio, o al massimo seconda, proprio parliamo un quarto, quinto posto. Allora, partendo dietro è tutto in salita, perché purtroppo come funzionano le moto adesso, la gomma anteriore, l'aerodinamica, è difficile sorpassare, e purtroppo è difficile, perché se in scia un altro togli il carico aerodinamico e quindi fai fatica a fermarti, e se in scia un altro scaldi la gomma davanti, e quando scaldi la gomma davanti non riesci a frenare più, si blocca l'anteriore. Quindi la chiave dov'è? Partire davanti e scappare, questa è la chiave. Sarà che è una caratteristica un po' degli Horde, come anche Olga Lorenzo, lui era dello stesso stile. Forse tu sei un pilota e un appassionato di moto, ti piace questa MotoGP? Come è fatta adesso? Sinceramente, cioè, al di là dei risultati che ottenete, delle cose sì, delle cose no. Ma perché veniamo dai tempi, anche dalla old school, sì. Due tempi è un'altra cosa, secondo me. Non è il discorso dei due tempi, secondo me, è che adesso è diventato impegnativo un gran bel po' come funziona questo nuovo format quest'anno con le sprint race. Facciamo guarda, un esempio semplice, poi magari giusto, tanto stiamo qui parlandone. Sì. Misano, di solito tu cosa fai? Fai la pole position, che era il sabato prima, questa volta abbiamo fatto al mattino. Abbiamo fatto la pole position, festa al parco, chiuso tutta la squadra, 3 secondi, via, che c'è da preparare la sprint. Ora corri nel bocco, ognuno fa le sue cose, prepara la sprint race, ok, finita la sprint, abbiamo vinto anche la sprint race a Misano, festa, faresti festa, no? Certo, no, perché domani, il giorno dopo c'è la gara, devi preparare tutto, ma aspetta Misano, perché loro pensano che noi siamo qua a giocarci, eccetera, ombrelline, griglie, no, fermo un attimo, abbiamo vinto la gara anche domenica, cosa fai, chiudi la serranda, vai a fare tutti a festa a Riccione, dov'è? No, perché c'erano due moto da fare per il giorno dopo, e il giorno dopo abbiamo fatto una giornata di test e fare le casse per spedire in India, certo. Quindi ragazzi, questa è la MotoGP, non siamo qua a giocare. E infatti oggi mi ha impressionato, perché io oggi sono andato dentro al box, che sono state 1 ora e mezza dopo la fine della gara, per fregare Daniele Romagnolo, gli ho detto dai, devi fare la diretta con me, e lui era dentro al box che stava guardando la telemetria
assieme a Olga e Martino. Eh sì, perché domani c'è un'altra gara. Però in questo io voglio coinvolgere tutti i ragazzi. Quanto è molto più duro adesso per voi lavorare con la sprint race, eccetera? Puoi dire quello che vuoi? No, lo sto pensando. Devi dire la verità, esatto. Si vede? Perché io non vedo. Sicuramente è diventato un... A parte le due moto, il format, però non c'è più tempo neanche di come si dice? Di godere un momento bello della giornata, perché oggi noi abbiamo fatto la pole position, se hai fatto la pole position dobbiamo fare la sprint race. Oggi abbiamo vinto la sprint race, abbiamo finito la sprint race e niente, stiamo già pensando domani. Devi già pensare alla gara di domani, alla gara di domani, domattina ti svegli, fai la valigia, se vinci la gara domani sera devi prendere un aereo, devi tornare a casa. Anche se non la vinci devi prendere l'aereo. Sì. Ci manda via prima. Però comunque la prendi meglio la se prendi vinci. Più ecco, però scusami, mi riallaccio a questo discorso. Adesso voi siete in un momento che state vincendo, che siete ultra competitivi. Quanto sarebbe più dura con risultati negativi? Con i risultati negativi pesa tanto di più, perché dopo alla fine, anche se lavori tantissimo, quando fai bene lavori con un altro spirito, sei più allegro e passa un po' meglio, anche se tanto sei stanco uguale, però ti passa un po' meglio. Se fai ultimo alla fine lavori uguale, però è più dura. Voi ragazzi cosa dite? Cioè quanto è più dura rispetto all'anno scorso? Prima tu andiamo in ordine di posizione. Sicuramente è sempre una gara. Si vede? Una gara in più, quindi una partenza in più. Mi voglio riallacciare un po' il discorso che fa Parti, che è il nostro gommista. Allora quest'anno c'è il format con la sprint race, ma abbiamo anche aggiunto le pressioni a regolamento. È uno stress per il sottoscritto, è lui che gli faccio fare le pressioni, gli faccio fare delle regolazioni micromediche, lo tiro matto, ma purtroppo anche questa cosa qui ci mette una pressione enorme, perché non puoi sbagliare, è lì, non puoi sbagliare assolutamente, è come non so, sbagliare una partenza, un jump start o un track limit, è la stessa cosa, prendi la penalità. Quindi quest'anno, oltre a farci lo sprint race, anche le pressioni a regolamento che ti controllano tutto, lo stress è un po' altino, Sei stressato tu nella gara? No, oggi che abbiamo vinto. Attento al naso, Pinocchio. Rispetto all'altro anno, insomma, è cambiata un po'. È un po' più... La pressione è un po' più alta, anche se a volte non bisogna scendere. La pressione tua o delle bombe? Tu come la vivi questa stagione? La domanda è... In generale, sulla tua vita, quanto è cambiata la tua vita in questa quest'anno stagione? con la sprint? È più stress, meglio, sicuramente, perché per noi una gara è sempre una gara in più e le procedure di una gara sono sempre le procedure di una gara, anche se dura metà, ma è sempre una gara. Assolutamente. Quindi... Allora, vado dal mio amico qua... Che gli piacciono tanti i giornalisti, proprio i giornalisti sono una passione. Sono proprio passione. Se mi piacciono più i giornalisti, la Pit Walk. Quali sono chi è per la Pit Walk? Peggio, no, ti ringrazio. Spiegaci cos'è la Pit Walk, perché non tutti lo sanno a casa. È un gran momento di merda dove... No, va bene, siamo in fascia protetta. Dove nel bel mezzo del lavoro, con le moto smontate, ti bussano alla porta e ti dicono per favore puoi mettere un tappeto e una moto fuori per il pubblico, e noi lo dobbiamo fare anche se stiamo lavorando e la gara parte magari... Penso dopo due ore, quindi per noi è un sacrificio. È una complicazione. Sì, adesso domani mi toglieranno il pass, già una volta l'hanno fatto. Sai quanto me l'hanno tolto per le dirette che non posso fare? Va bene. Comunque lui, ripeto, mi ha cazziato, ma mi è molto simpatico. Grazie, da sempre. Grazie. Allora ragazzi, siamo quasi in chiusura con la squadra, no? Ma lui, forse dietro sta alzato fino alle 5 del mattino. Nottambulo. Allora, raccontaci qualcosa di domani, Daniele. Zam. Cosa puoi fare? La gara lunga, cosa cambia?
Cambia oggi, ad esempio, tutti quanti hanno optato per la scelta del pneumatico posteriore morbido, e domani non si sa se potremo usarlo, perché dobbiamo fare ancora delle valutazioni, faremo ancora il warm up per fare altre prove con i due tipi di pneumatico, vedere cosa serve. Secondo me la chiave sarà un po' quella, cioè sapere se si può fare la gara con la gomma morbida o dover andare con quella media. Questa sarà la chiave. Ma per quando? Quando e come si decide, Daniele, questa cosa? Ma se analizzano i dati di oggi e come andate. Attenzione, attenzione, perché là vai pure. Abbia disteso. Addio. Grazie. Siamo tornati in diretta. Quello sta lavorando anche loro, del resto. Certo. No, quindi allora, ecco, decideremo domani. Dobbiamo ancora fare il warm up. Cioè, scusami, Daniele, quando si decide? Quando dopo il warm up. E chi lo decide? No, beh, tutti assieme, però abbiamo un sacco di dati da analizzare con il pilota in base alle sue sensazioni, il passo che si riesce a mantenere con delle gomme usate. Ad esempio, noi domani metteremo delle gomme usate per vedere un po' di sistemare il più possibile l'elettronica. Pensiamo che domani lavoreremo soprattutto a livello di elettronica, tarature per aggiustare le gomme per una gara più lunga, doppia di quella di oggi. Quindi... Ah, scusami, a proposito di scelta gomme, l'ultima non è che l'avete fatto proprio stati migliori. L'ultima abbiamo scelto la gomma controcorrente, infatti abbiamo preso dei polli, tanto inutile dircelo. Ma l'unico a scegliere la media, mentre perché, tutti perché con la morbida. Avete scelto quella gomma lì? Perché la morbida sì, vai più veloce, però c'è, cioè, quando inizia a scaldarsi inizia a creare dei movimenti del posteriore che un po' il pilota lo stanca fisicamente. Noi pensiamo, visto che era una gara molto fisica questa, perché con le temperature, anche il tipo di circuito, e prendiamo la media che è più costante. Tra l'altro lui con la media ha girato molto bene, cioè, abbiamo scoperto in griglia di poi di essere stati gli unici con quella gomma lì. Alla fine si è stancato di più, perché con la gomma media, che aveva un po' di difficoltà nel chiudere bene le curve, ha messo muoveva di più la media della soft. Cioè, abbiamo sbagliato, però il discorso è questo: abbiamo detto ok, siamo decisi, prendiamo con la media, ci siamo detti mal che vada finiamo terzi. Alla fine ha fatto secondi, ma secondi. Non abbiamo sbagliato troppo, almeno. Ma aspetta, perché mi sono perso adesso nei miei discorsi. Prima. Scusami. Chi decide? Noi le possiamo dare delle informazioni. Alla fine è il pilota. È il pilota che decide. È il pilota. È lui che l'ultimo momento decide. E delle volte si decide con ragazzi. 10 secondi A o B, ecco. A volte. Ok, l'ultima domanda per Daniele, poi veramente lo lasciamo andare a dormire e dopo ne faccio io uno a tutti i ragazzi. René, una domanda per Daniele? No, io vi volevo far vedere da un po' questo messaggio che è arrivato. Vai, faccelo vedere. Addio. Cobra Gmail, che dice: lo stress lo io con Romagnoli di fianco che parla tutta la gara. Ecco, questo sapete chi è? Sapete chi è? Gino Borsoi. Gino Borsoi. Siamo tutti d'accordo. Allora, sai che Gino Borsoi alla gara si va al lato di Sarko, perché non è, allora, non è la prima gara di quest'anno il Gino Borsoi si è messo di fianco a me. Io purtroppo la gara un po' la sento un po' troppo. Tu lo conoscevi già, Gino Borsoi, certo, mai lavorato. Si è messo di fianco a me, mai più, è andato via subito. Io perché durante la gara è un modo perché veramente, credete anche voi che siete a guardare il televisore, la gara, che anche noi guardiamo le vostre stesse immagini e in più abbiamo i tempi, eccetera. Però è uno stress, perché hai paura di che succedano tante cose. Ora fai dei gran commenti, guarda che quello dietro sta arrivando, no, abbiamo preso del vantaggio, oppure siamo fermi che non andiamo niente. Stai essendo troppo politico, perché le cose che diciamo allora. Sì, dopo, allora ci sono un sacco di beep. Va bene, ci parla di altro. Voglio dire, siccome la gara io la sento tanto, è un modo per poi per passare anche il tempo, perché non lo passi il tempo, non finisce mai. Una gara di 5 giri non finirebbe mai. Mai, quindi. Purtroppo. Dopo Gino ha detto: no, basta, te fai troppo casino, parli troppo, è andato via. Basta. Ciao Gino! Grande Gino! Vedi le gare nella tua zona. Vai. Volevo chiederti una domanda a te. Cosa ne pensi del calendario del prossimo anno? No, perché a noi meccanici ci hanno dato questo vetto. Ecco, spiega, no, in fascia protetta. Mi sta guardando mio figlio che ha 12 anni. No. Ma siamo... di
di usarlo nei casi di nelle triple, nelle triple, ma uovo di Pasqua, ragazzi, beep 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 beep, allora cosa penso io del calendario 2024? Un beep continuo. No, allora adesso faccio un giro di tutti, cominciando da lui che ormai è diventato mio fratello. Tanto ho scoperto che c'è qualcosa che gli dà più fastidio dei giornalisti, quindi già questo è, c'è una speranza per il futuro. C'è una speranza per il futuro. Quanti anni è che fai il motomondiale? Sono 11 anni con la Prama, che prima ero in Superbike. Il ricordo più bello che hai? Ne ho troppi, dai, non voglio offendere nessuno. Non voglio, ce ne ho veramente tanti. Sono legato alla Pramac da tanti anni e sto benissimo. Come ci sei arrivato alla Pramac? Ci sono arrivato. Faccio i cazzi tuoi, tanto. Ho sempre. Allora, ho lavorato 25 anni con la Ducati. Sono 25 anni che sono in Ducati e mi hanno portato qua. Facciamo così. Okay. Ok, allora tutti chiedo come sei arrivato al motomondiale. Dalla Superbike anch'io. Superbike dove? Ho fatto Ducati, meccanico di Fons. Meccanico di Fons. Eri disperato. Mi sono tagliato. Eri disperato. Alza un po' lo schermo. Come? Alza un po', lo stavi inquadrando troppo basso. E vai. Qual era la domanda? Come sei arrivato al mondiale? Sono arrivato tramite la Superbike con Giovanni Sandi in Moto 2. Grande Giuva, farò una diretta con Giuva presto. Anche io da Superbike. Ma è il lavoro più bello del mondo, secondo te? Sì, sì, oggi sì. Ancora? Oggi sì. Ancora? Lo è? Bello. Ma non senti fatica, non senti stress, un pochino? Un pochino sì, però dopo le emozioni contano di più della fatica alla fine. Tu come sei? Allora, lui è iscritto. Aspetta, lui è iscritto al mio canale YouTube, quindi certo. Ti ringrazio. Tutti gli altri dovrebbero farlo. L'ho fatto, Bravo, dalla anche Spagna, lui, bravo, dalla Spagna, ok. Come sei arrivato al motomondiale tu? In famiglia sempre la passione delle moto, poi ho fatto una scuola di motorista alla Ferrari. Ah, però. Oh sì, ho corso un po' in moto e poi ho iniziato. Corso in moto andavi bene? Andava troppo piano, anch'io ho fatto il giornalista per quello. Correvo nel trofeo Suzuki con Battaglini e poi sono passato dalla parte di là del muro perché in moto andavo piano. E il mio primo lavoro è stato tecnico delle sospensioni di Pirovano nel 98. Ah, grande Piro, salutiamo. Abbiamo vinto il mondiale. Grandissimo Fabrizio. Io Fossi, primo no. Weekend che vengo Fossi, a magari adesso magari mi mandi a quel paese. Ma quell'anno della sfida con Melandri com'è stato? Ti mando col pezzo. Vabbè, a Lada non chiedo come è arrivato al mondiale perché mi sono stufato. No, ma bello che dopo abbiamo diventato molto amici. Sì. Bello, per esempio oggi sono uscito dal circuito, mi sono trovato a Signa Nakano che correvamo insieme, che sempre litigavamo. Ma non l'ho visto. Ma proprio odio. Dopo con le anni le trovi e ti dai un abbraccio un minuto vero, reale. Bello, emozionante. Ragazzi, la passione. Pelo di gallina, la passione. È lo più bello di questo sport. Tutti noi siamo qua per questo. Passione. Io sono arrivato 2001. 2001, sono arrivato al 2001. Va bene, Daniele, quanti anni è che fai il mondiale? Dal 92 che sono qua in giro nel mondiale. Va bene, è più giovane di me perché hai 57 anni il 13 novembre, adesso fra poco. Sei un ragazzino, io ho compiuto il 4 marzo. Allora, ragazzi, io ringrazio tutti voi. Vi ringrazio tutti quanti. Soprattutto lui lo ringrazio. Ciao. Lo ringrazio molto. Grazie davvero. Grazie. Allora, chi vede il canale, perché gente che li segue le moto alla fine, senza di loro noi non ci siamo. Questi sono i tifosi veri. Grazie a tutti davvero. Allora, per me, ragazzi, questa è una cosa emozionante davvero, questi ragazzi che adesso vanno a dormire, giustamente, hanno avuto una giornata dura. Il sabato è diventata la giornata più dura di tutti? No, il venerdì. Venerdì perché? Mi sorprendo su questa cosa. Perché? Perché perlomeno dalla parte nostra
c'è il cambio motore. Il sabato, no, quindi c'è diciamo la rifinitura. Il venerdì è diventato, come è diventato quantità di lavoro, il venerdì, venerdì è il venerdì, peggio che sì. E la pit walk, la pit walk però è durissima, veramente duro. E i giornalisti che fanno le foto con le delle casse, però senz'altro il venerdì è diventato più duro. Ok, benissimo ragazzi, grazie davvero, grazie, grazie davvero, grazie bello. A tutti quanti, è stato per me un momento molto molto bello, molto piacevole. Allora io devo dire la verità che io seguo il moto mondiale dal 1992 in Europa, dal 1992 lo seguo tutto, poi c'è stato il maledetto Covid che insomma ha cambiato qualcosa eccetera, intanto ricordo anche te, e quindi ho perso delle gare. Però insomma, ecco, io adesso che sono vecchio come Daniele Romagnoli, quando parto da casa faccio un po' fatica, ma quando sono qui, sono in questo ambiente meraviglioso fatto di questa gente appassionata che rinuncia a tutto, che rinuncia, è dura, non so se tu hai una famiglia adesso. Sì, ho una famiglia, come molti altri qua, è dura. Partire è veramente dura, dopo quando si arriva qua poi si sta bene, però si sta bene. Non vedi l'ora di ritornare a casa, e quando sei a casa dopo 3 giorni ti manca le moto. È un casino. È un casino. È un casino. È un casino. Allora, è un casino. Sono assolutamente d'accordo con lui. Allora, davvero ringrazio tutti quanti. Guarda, faccio anche un applauso che non lo faccio mai, però. Ciao a tutti. Grazie ragazzi, grazie davvero. Grazie, grazie, grazie. Grazie davvero. Grazie. Allora, René. Allora andiamo un attimo avanti, sono un po' confuso, non so se tu hai la classifica sotto mano della sprint, se riesci a recuperarla, se poi se c'è sempre il tuo amico però leggi. Allora, è stata così una diretta un po' particolare, però adesso io e René andiamo avanti con 5-10 minuti per spiegare un attimo. Chiedo scusa, non ho letto nessun messaggio, anche perché facevo fatica a leggerli, non ho coinvolto tanto gli appassionati, però insomma io credo che questa sia stata veramente una diretta per me. Ripeto, per me che faccio questo mestiere è qualcosa di grande, perché questi ragazzi veramente sono in piedi dalle 7 di questa mattina, hanno lavorato tantissimo, hanno vinto una gara, hanno ottenuto la pole, però questo non toglie che il loro impegno è stato veramente veramente devastante. Vai René, non so se hai recuperato la classifica nel frattempo. Ho recuperato la classifica, ma ti volevo dire che ho messo da parte anche un po' di domande, che se vuoi le domande e commenti che se vuoi possiamo affrontare in questo finale. Sì. Dunque, la classifica della sprint vede Martin primo con un secondo e tre su Binder, poi Bagnaia terzo, Miller quarto, Zarco quinto, Bezzecchi sesto, settimo Marc Marquez, ottavo di Giannantonio, nono Vignales, sono piloti ai punti. Fuori dai punti Raul Fernandez, Pol Espargaró, Augusto Fernandez, Mir, Oliveira, Quartararo, Morbidelli, Nakagami, Crutchlow, Pirro e ultimo, cioè ventesimo, Stefan Bradl. Aleix Espargaró è uscito perché è tornato ai box perché ha avuto un problema, ha detto periferico della moto, e non è lo stesso problema della volta scorsa, ma comunque è due GP che, insomma, è due gare che non termina perché c'ha dei problemi sulla moto. Allora René, io direi che io faccio un piccolo riassunto di quello che è successo oggi, cioè quelli che secondo me sono i temi principali di oggi, e poi andiamo direi alle domande. Allora, i temi principali sono naturalmente questa velocità di Jorge Martin, che in questo momento è schiacciante. È vero che nell'ultima gara ha vinto Bezzecchi per distacco, però è anche vero che Jorge Martin ha avuto un sacco di problemi fisici, tecnici, lo sappiamo, inutile che stiamo a ripercorrerli. E comunque, insomma, in questo momento Jorge Martin è nettamente più veloce, ha 8 punti adesso di distacco da Bagnaia. Io però continuo a dire, poi l'ho già detto anche ieri, lo ripeterò sempre, io sono un grandissimo estimatore di Bagnaia, e io credo che comunque Bagnaia oggi con il terzo posto abbia dimostrato ancora una volta di
essere un gran pilota, ha fatto una grandissima sfida con Jack Miller che qui l'anno scorso aveva vinto per distacco, quindi insomma io credo sinceramente che possa essere un campionato di altissimo livello. La seconda considerazione sulla KTM, ieri abbiamo fatto la diretta io e te con il team manager Francesco Guidotti, è una KTM che comunque si conferma, secondo me, di gran lunga la seconda forza del campionato. Il terzo aspetto che voglio sottolineare è comunque Bezzecchi, che ha fatto una caduta pazzesca durante le qualifiche, eppure è tornato in sella anche grazie all'aiuto di Bagnaia, ha conquistato un ottimo quarto posto e poi comunque ha fatto una gara dignitosa, ha fatto degli sbagli, ha azionato l'abbassatore quando non lo doveva azionare. Su moto.it trovate l'intervista a Marco Bezzecchi e potete capire cosa significa fare una curva con la moto che è tipo una custom, con il manubrio alto e tutta schiacciata sul posteriore. Poi c'è la delusione Aprilia, secondo me, Aprilia che comunque ha avuto ancora problemi meccanici e comunque insomma ha dei picchi di altissimo livello, ma purtroppo la costanza ancora manca. E poi per finire le case giapponesi, Marc Márquez comunque ha dimostrato che quando ha voglia comunque in qualche maniera ci mette una pezza, mentre la Yamaha è ancora purtroppo molto lontana. Allora io direi che questa è stata la sintesi della giornata di oggi. E perché ridi? Sento, a parte che ripenso a quel momento in cui una staffa o non so cos'era che stavano portando su per le scale, ma poi sento dei rumori in sottofondo che non riesco a spiegarmi. No, sono in una hall, perché poi dopo mi cazzano anche per questo. Io sono in una hall di un albergo dove naturalmente c'è gente che esce, che entra, c'è un bar qua vicino, c'è gente che fa festa perché è sabato sera, portate pazienza, ma questo è. Vai avanti, René. No, ridevo per questi motivi. E due cose mi hanno colpito di questa diretta. Una è quella lì, quel manichino che portavano su. E l'altra invece è una frase che ha detto Romagnoli, che ha detto che Martin, da quando ha sistemato anche la qualifica nelle ultime gare, lo si vede davanti. A me quella mi sembra di leggere una dichiarazione come siamo più forti di Bagnaia. Precisa. Vabbè, in questo momento lo sono, però insomma io credo che comunque Bagnaia nel complesso rimane comunque un pilota fortissimo. Allora andiamo avanti con qualche domanda, René, che poi vado a letto anch'io, dico la verità. Allora, ce n'era una che ci aveva fatto il nostro collega Antonio Privitera, che te la faccio, tanto puoi rispondere. Allora, intanto scusate, perché intanto qua tornano gli uomini Ducati. Salutate, ciao, ragazzi. Ciao. Vedi, qua sono... Gli ingegneri vanno, vedete ragazzi, grandissimo, questo è uno spettacolo assoluto. Andiamo avanti, scusami René, mi sono perso un attimo. C'è una domanda che ci ha fatto il nostro Antonio Privitera, il nostro collega che salutiamo, ciao Antonio. Grandissimo Antonio. Allora aspetta, perché prima di andare a rispondere, allora Antonio, a parte che è un grandissimo appassionato di moto, è uno che si muove dalla Sicilia in moto, va fino all'isola di Man, fa 150.000 chilometri, è veramente un grandissimo ragazzo, oltre che essere un bravissimo giornalista, ma per me vale di più l'aspetto umano. Scusami, vai avanti, René, mi sono perso. Niente, Antonio ci chiedeva se Pramac condivide i dati con il team ufficiale, se possono dire, la domanda era per il team, ma ovviamente dove fa la differenza Martini rispetto a Bagnaia in queste gare sprint? Assolutamente sì, e Antonio, allora ti invito ad andare a leggere l'intervista di Jorge Martin su moto.it, dove Jorge Martin dice: a me studiare, allora io inizio il venerdì con un certo tipo di assetto e con certi riferimenti, poi vado subito a vedere i dati di Bagnaia e di Bezzecchi, questi mi permettono di crescere, e anche dopo la gara, vi assicuro perché l'ho visto dal vivo, loro studiano tutti i dati e Martina ha detto: ci sono un paio di punti dove loro erano più veloci di me, studiare i loro dati mi permette di aumentare la mia velocità. Ecco, quindi questo è assolutamente uno dei grandi vantaggi di Ducati, avere 8 moto
e 8 moto dove quasi tutti sono competitivi, adesso anche di Gian Antonio ultimamente sta diventando molto più veloce, ecco, questo permette una condivisione e uno studio dei dati che gli altri purtroppo non hanno, purtroppo per loro, per carità. Vai avanti, vai. Poi c'è, a parte Abdu che si candida per fare l'ingegnere in Pramac, c'è Nato. Beh, Abdu, aspetta, perché Abdu, René, Abdu è un ingegnere, quindi è uno che sa di cosa si sta parlando, è un grandissimo appassionato di moto, mi fa sempre piacere quando vedo i commenti di Abdu, come di tutti gli altri ovviamente. Tra l'altro viola sul rosso, c'è anche i colori della Pramac, manda il curriculum. Nico invece ti chiede cosa può, cioè ci chiede un ragionamento su domani, cosa può cambiare domani se Pecco imbrocca la partenza. Spero di vedere un bel duello e personalmente spero anche nel ritorno del Bad Zone 5 che mi diverte. Come la vedi la gara domani? Come la vedi tu, René? Allora, io guarda, dopo aver sentito parlare oggi Romagnoli li sento molto 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 convinti e temo per lo spettacolo, poi ovviamente sportivamente no, in una nuova fuga di Martin, che oggi ha fatto un ritmo strepitoso, ma ha detto che comunque domani, abbassando un po' i tempi, potrebbe farlo. E per il resto, prevedo che Bezzecchi possa fare meglio, anche alla luce di quello che ha detto oggi. E Bagnaia non lo so, lo vedo sul podio, ma non lo vedo vicino a Martin. Ok, andiamo avanti con le domande. Bene. Se ne hai delle altre, se no... C'è questa. Secondo Arcangelo Magarelli, la sprint andrebbe limitata a 5-6 appuntamenti. E cosa ne pensi? D'accordo al 100%. Io personalmente la eliminerei proprio, ma su questo dedicherò comunque una notizia in prima fila perché sto studiando un po' di dati, eccetera. Io sono convintissimo che la sprint non porta assolutamente beneficio alla MotoGP, ma questo sarà un argomento che approfondirò in una puntata dedicata. E poi c'è quest'ultimo, prima di qualche complimento per la bella diretta che hai tirato su, di Costantinos Petro Paulus, che dice: quello step in avanti di Martini sarebbe venuto fuori a prescindere dalla brutta caduta di Bagnaia. È evidente che lo provoca mentalmente, sarà perché pensa che Pecco stia ancora assorbendo il colpo? Allora, io credo che lui sarebbe venuto fuori indipendentemente dalla brutta caduta di Bagnaia, ma credo anche che la brutta caduta di Bagnaia a Barcellona in qualche maniera stia condizionando il rendimento di Pecco. Pecco, a domanda precisa, ha risposto, credo che l'intervista l'abbia pubblicata René su moto.it, a domanda precisa ha risposto: mi ha condizionato fisicamente e solo a Misano. Ecco, io però credo che comunque in tutto quel pacchetto qualche condizionamento ci sia, però noi siamo umani e non siamo piloti, quindi i piloti su questo aspetto ragionano in maniera molto molto differente. Allora, prima di lasciare la palla a René, allora ricordo che in Moto 3 Masià ha fatto la pole, mentre in Moto 2 l'ha fatta Chantrell, se non mi ricordo male, e con Acosta quarto e Arbolino dodicesimo, purtroppo ancora un po' in difficoltà. Ecco, non lo faccio mai, veramente non lo faccio mai, chi mi segue lo sa che non lo faccio mai, però allora, se potete, io credo che questa diretta di stasera abbia fatto vedere un po' com'è questo ambiente, che è un ambiente, ve lo assicuro, meraviglioso. Tutti questi ragazzi che avete visto stasera hanno una famiglia, hanno i loro problemi, hanno le loro difficoltà a casa, hanno le loro complicazioni, eppure vedete che entusiasmo ci mettono. E vi assicuro che questo entusiasmo non lo mettono soltanto adesso perché vincono, perché comunque in questo momento questi ragazzi che abbiamo visto stasera sono in lotta per il titolo mondiale, ma questo entusiasmo lo mettono anche i ragazzi che lavorano per quelli che fanno ultimo, penultimo, terzultimo, quartultimo. Ecco, io credo che questo sia un aspetto che vada sottolineato, che vada rimarcato, che a me fa piacere questo sport tantissimo. Io non seguo tutti gli sport, ma non conosco gli altri sport così bene. Però io credo che i protagonisti del moto mondiale, ecco,
abbiano un valore aggiunto che tanti altri protagonisti non hanno. Quindi, non lo, ripeto, non lo faccio mai, se potete fate un po' di pubblicità a questa diretta, io credo che insomma conoscere questi ragazzi sia fondamentale. Purtroppo noi abbiamo dei limiti, noi nel senso di Moto.it abbiamo dei limiti contrattuali, non possiamo fare delle non possiamo fare troppo dirette, anche se io vabbè vado un po' oltre diciamo il regolamento, però insomma non possiamo far vedere completamente questo mondo, però vi assicuro che è un mondo meraviglioso. Dopo questo pippone vai tu René, di quello che vuoi e poi chiudiamo. Io con dei complimenti che ti fanno per questa diretta, appunto, e c'è Davide Bona che ti dice che diretta fantastica, e Claudio Confaloniere che ti dice ciao Zam, sono un amico del Tino Ventura, dovresti farne parecchie di queste interviste, complimenti. Aspetta, perché Tino Ventura, perché tu sei un ragazzino, René, tu hai 10 anni, quindi c'hai ancora il ciucciotto in bocca. Allora, Tino Ventura è un personaggio straordinario che è papà di Marco Ventura, che è uno dei meccanici della squadra di Francesco Bagnaia. Allora, Tino Ventura è un personaggio straordinario che io ho avuto la fortuna, veramente la fortuna di conoscere quando ho iniziato a fare questo lavoro e facevo il provavo le moto e poi dicevo la mia, e Tino Ventura lavorava per Yamaha e insomma ho avuto la possibilità di conoscere un personaggio straordinario, uno di quelli che qualsiasi motociclista lo conosca e veramente gli viene, come si dice in Spagna, il pelo di gallina, la pelle d'oca. Quindi grazie Claudio di questo messaggio, e se puoi dai un abbraccio da parte mia a Tino Ventura. Vai bene. Abbiamo finito, erano questi i messaggi che mi ero segnato. E allora, andiamo a domani. Allora, domani diretta con Livio Suppo, come da tradizione, per commentare il Gran Premio della domenica. Non ho idea sinceramente a che ora faremo la diretta con Livio Suppo. Secondo me la faremo intorno alle 5 del pomeriggio, che vuol dire qui mezzanotte, intorno alle 6, che vuol dire l'una, insomma. Portate pazienza, ci metteremo d'accordo io e Livio, poi naturalmente ci sarà anche René se avrà voglia di partecipare. René, dici solo una cosa di come è andata gara 1 della Superbike, se lo sai. Non lo so, però lo posso recuperare nel frattempo che vai, perché sono curioso intanto che René lo recupera. Allora vi ricordo appunto domani diretta con Livio Suppo per commentare il GP del Giappone. Continuate a trovare su Moto.it il live con aggiornamenti continui, in questo caso fatti da parte mia, quindi molto molto meno frequenti rispetto a quelli che fa René di solito, comunque con aggiornamenti su cosa è successo in Moto3, Moto2 e poi naturalmente in MotoGP. E poi fotografie, commenti eccetera. Vi ricordo anche che su moto.it trovate la notizia in prima fila, l'argomento è un team privato può vincere il titolo mondiale, la risposta per me è sì, l'argomento, do le mie argomentazioni, mi piacerebbe sentire la vostra, quella è la mia opinione, ma la notizia in prima fila è fatta soprattutto per condividere assieme questa passione che ci accomuna tutti. René, hai recuperato la classifica? Sì, allora sono finiti avanti i magnifici tre: primo Bautista, secondo Toprak e terzo Rey, e poi gli italiani, se le vuoi sapere, c'è Locatelli nono, Petrucci dodicesimo, Bassani tredicesimo, Baldassari sedicesimo, Ruiu ventiduesimo e Rinaldi, che penso che non abbia finito la gara. Ok, ricordo che Bassani è ufficialmente pilota Kawasaki per il 2024. Su Moto.it trovate naturalmente tutti gli aggiornamenti della Superbike grazie a Carlo Baldi, che naturalmente è là a Portimao. Quindi insomma seguite Moto.it e sarete coinvolti. Trovate su Moto.it la prova della nuovissima BMW GS 1003, che ho già prenotato per i miei prossimi viaggi nel 2024 in giro per i Gran Premi.
Comunque, insomma, seguite moto.it perché è ovviamente un canale di moto a 360 gradi. René, io vado a letto, non so cosa fai tu, grazie, buona serata, grazie di tutto. Grazie di tutto. Allora, vi ricordo che domani le gare, la gara della MotoGP è alle 8, già non mi ricordo più a che ora sono le altre gare, ma su moto.it trovate tutti gli orari. Alle 8 comunque la MotoGP. Buonanotte a tutti, grazie, ciao René. Buonanotte. Ciao.